ecco dove nasce la pallavolo e soprattutto come nasce questo sport. A Limena, in provincia di Padova, si è tenuta domenica scorsa la terza edizione della Halloween Cup. Sì, è il terzo anno che siamo gli apripista, diciamo, della stagione del mini volley. È la terza edizione della Halloween Cup, quindi che per la terza volta consolidiamo questo tipo di manifestazione. Faremo anche quest'anno, ospiteremo anche quest'anno l'1-2-3 volley, quindi le finali dell'1-2-3 volley. Ospiteremo quasi la chiusura, diciamo, con il torneo di primavera, probabilmente verrà fatto qui anche quest'anno davanti alla Barchessa di Limena, quindi comunque un interesse nei confronti del giovanile anche quest'anno. All'evento, organizzato dalla FIPAV Padova in collaborazione con la locale società dell'Elite Volley, hanno partecipato circa 200 bambini. È un'attività enorme, un'attività che è portata avanti da tutte le società in maniera encomiabile. Approfitto dell'occasione per fare i complimenti a tutti perché ci danno moltissima attenzione a questo settore. Pianifichiamo anche quest'anno tantissimi concentramenti e per cui penso che tutte le domeniche saranno delle domeniche di festa per tutti questi ragazzi in giro per la provincia. Il mini volley a Padova è obbligatorio per tutte le società. Domenica prossima, fra l'altro, inizierà il nuovo corso allenatori. Domenica 9 novembre parte il corso per istruttori di mini volley di primo grado. È un corso strutturato su 6 lezioni, tenuto dal responsabile del nostro settore, che è il professor Paolo Garbin, e da 2 responsabili zonali, la professoressa Cinzia Businaro e il professor Luca Traversi, attraverso il quale riusciamo a dare agli iscritti la base per poter iniziare questo tipo di attività, che nei primi momenti non si occupa solamente di minivolle e di pallavolo, ma di tutti quegli aspetti motori che riguardano la crescita di un bambino. Siamo sicuri che a questa età qua il bambino non può già decidere di fare o no pallavolo, è giusto che veda dei giochi. Ci sono dei giochi propedeutici a questo sport e pian pianino cercheremo di affinare sempre di più le dote di questi ragazzi. Ma come si allenano i giovanissimi atleti che si avvicinano al mini volley? L'abbiamo chiesto ad un'istruttrice. Beh, per prima cosa bisogna comunque improntare un pochino l'allenamento sul gioco, quindi sull'aspetto ludico, sul fatto che si conoscano, che si divertono a venire in palestra. E poi comunque piano piano si inseriscono i fondamentali, quindi il palleggio, il bagger, la battuta e così via. E una cosa importante comunque è sempre lavorare sulle capacità coordinative e poi da lì poi si parte, insomma, di fare il resto. È chiaro che per organizzare un evento di tale portata è necessario disporre di una buona qualità di impianti. A Limena, di palestre come quella impiegata per la Halloween Cup, ce ne sono addirittura 2. Chiaramente l'impiantistica sportiva è quello che continua a dire essere la base per comunque poter fare un lavoro di qualità e poter comunque gestire una società sportiva nel migliore dei modi. A Limena siamo comunque elitari, per abusare di un termine. Abbiamo la possibilità di utilizzare 2 impianti abbastanza capienti, con comunque una metratura di quasi 1000 metri quadri di impianto, un 300 posti di tribuna. Sono entrambi attaccati all'interno del centro cittadino, comodi da raggiungere per quello che sono i cittadini e quello che sono comunque gli atleti che vengono a fare le attività. La Halloween Cup ha portato con sé anche un messaggio di solidarietà legato alla Fondazione Città della Speranza, il centro di oncologia pediatrica dell'ospedale di Padova. Noi ci rivolgiamo a livello operativo, comunque sempre a oncologia pediatrica nel senso clinico della parola. Ci rivolgiamo comunque a tutte queste manifestazioni, tutta questa gente, tutta questa opinione pubblica che ci sta vicino e che comunque collabora con noi anche a livello morale, non solo nel profilo economico, per portare avanti questo grande progetto, diciamo non solo limitato al comune di Padova o alla provincia o alla regione, ma possiamo ben parlare di essere uno dei primi centri collettori della ricerca a livello europeo. La pallavolo padovana non è però nuova all'abbinamento sport e solidarietà. Intanto non è una novità per noi, perché già nel 1997 è stata fatta una manifestazione che ci ha visti per la prima volta portare il minivolley in Prato della Valle, però con l'obiettivo di sensibilizzare tutti i bambini verso questa struttura che sta dando tante soddisfazioni a tutti quelli che purtroppo hanno dei grossi problemi di salute e molti sono bambini. L'iniziativa si chiamava Insieme per una speranza, giocando per loro. Noi riprenderemo da oggi questa iniziativa e la porteremo avanti anche negli anni prossimi. Non sarà per cui legato solo a una stagione sportiva, non sarà legata solo a un concentramento di mini volley,
ma sarà legato al percorso che i bambini di queste età, per cui dagli 8 ai 10, 11 anni, faranno all'interno delle proprie società. Un percorso dove devono capire quanto fortunati sono nel poter correre, nel poter giocare, nel poter piangere perché perdono, rispetto a altri bambini che invece devono essere solo costretti a vedere gli altri a giocare. Presente alla manifestazione anche il presidente della Federvolley regionale, Adriano Bilato. Ho voluto essere presente per dare il là a questa iniziativa che riprende praticamente quella che tantissimi anni fa, quando ero presidente di Padova, avevamo messo in cantiere. Questo abbinamento mini volley con Città della Speranza credo sia il giusto coronamento per far capire quanto importante è la Città della Speranza a questi bambini che oggi qui si stanno veramente divertendo. La Città della Speranza sta portando avanti, in particolare, l'ambizioso progetto Torri della Ricerca. Sentiamo di cosa si tratta. È un progetto che noi porteremo a fare un edificio da 10 piani, circa 15.000 metri quadri, in via della ricerca scientifica in zona industriale a Padova, dove ci saranno solo laboratori di ricerca per portare avanti questo studio, non degenza. La degenza la terremo in azienda ospedaliera nella sezione di pediatria di Padova. Minivolley e solidarietà. I grandi numeri del volley padovano diventano perciò volano della Città della Speranza. Il Comitato di Padova cerca di sfruttare quest'onda d'urto positiva dei suoi 9.700 atleti, dei suoi 1.800 dirigenti, dei suoi 600 allenatori. Noi siamo convinti che una disciplina sportiva non deve mai essere fine a se stessa. Tutti questi numeri messi insieme devono rappresentare un blocco compatto che può portare un centinaio di messaggi che devono partire da una positività. Noi siamo un mondo positivo, siamo un mondo dove dobbiamo far divertire le persone, mettendoci impegno logicamente, e dove dobbiamo arrivare a trasmettere anche dei messaggi. E anche Zona Volley supporta il binomio Città della Speranza FIPAV Padova. Ma per poter contribuire? Se andate sul nostro sito www.cittadellasperanza.org trovate tutte le informazioni utili per starci vicino, perché come noi diciamo, aiutateci ad aiutare i nostri bambini. Ne abbiamo bisogno, anche solo un appoggio, una stretta di mano. Per noi è sempre acqua nel nostro piccolo ruscello, ma che comunque diventerà un mare pronto per guarire i nostri bambini più sfortunati.